Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di Bugs Bunny Lost in Time. Pensavate che era finita qui, e invece no. La scorsa volta abbiamo fatto la grande fuga, purtroppo incompleto perché non abbiamo le magie, insomma i power up per poter andare avanti, e quindi oggi andremo nel Medioevo. Forse uno dei miei livelli preferiti, credo. Cosa bolle in pentola, amico? What's cooking, dog? Oh, un coniglio! Ehi, che stai cucinando, Jaja? Jaja! Fatto di coniglio! Coniglio? Niente coniglio, e vabbè, pazienza. Raccogli 10 di questi oggetti per ottenere un simbolo orologio. I campi del re. Allora, intanto sblocchiamo questa porta, portone, portellone portoso. Alt in nome di non me ne frega. Ah, volevi? È fuori uno. Andiamo di qua. Qui bisogna fare tante cose, raccogliere quante più sveglie possibili. Ah, è da parecchio tempo che non giocavo a Bugs Bunny in Lost in Time. Ah, e c'è un'altra novità, ragazzi. E presto lo vedrete, beh, nel video acquisti. Ovvero che ho recuperato una PlayStation 3 più capiente. Così almeno posso installare giochi, fare più gameplay. Perché veramente, raga, io non ne potevo più di stare con una PlayStation 3 vecchia da 80 GB. E quindi ho deciso di prendere una PlayStation 3 Slim da 500 GB, o meglio, ultra slim. Fantastico. E siamo alla nostra prima sveglia. Ora, quello che dobbiamo fare è usare la chiave per aprirci quei cancelli laggiù e prendere sveglie e carote dorate, senza svegliare quel scassacazzi laggiù. È fatto. Buona dormita al deficiente e andiamo avanti. Ok, laggiù c'è una cassa rossa da spaccare. Qua non si può fare niente perché il cancello per la carota dorata non si può aprire, però da quella parte possiamo fare qualcosina. Oh, ok. Carota dorata, fatto. Mi raccomando, raccogliete le carote normali, oltre a che vi recupera la vita. Oltretutto,
se raggiungete 99 carote potete ottenere le carote dorate che sono situate nei, diciamo in queste zone alla Crash Bandicoot. Sì, Bugs Bunny ha preso tante cose da Crash, come il viaggio nel tempo, le zone in cui puoi entrare in ogni livello, però ha una sua identità, ha un suo carattere sto gioco. E questo a me fa ben sperare. Perché poi ho intenzione di recuperare il suo sequel. Sequel a livello di uscita di gioco, ma non di trama. Cerchiamo di... Oh! E abbiamo preso questa carota dorata. Dobbiamo menare questo Daffy Duck. No. Ehi, chi ti ha detto che la puoi prendere? Chissà se durante lo sviluppo forse avevano optato anche per un gioco co-op con Daffy Duck. La torre della fattucchiera. Che cosa ci fai qui? Non hai paura delle streghe? No, non ne ho. Cioè, Bugs Bunny prima ne aveva. Però Bugs c'entralo, il buco. Non è difficile. Fantastico. Altra sveglia presa, altra scatola distrutta. Ah, comunque ragazzi, rileggendo nella community, quando abbiamo fatto noi degli amici dei nerd il sondaggio se preferite i prossimi gameplay che dureranno o il classico a durata dai 10 ai 15 minuti, oppure che durano di più di 30, massimo 35 minuti. E diciamo che c'è un pareggio, quindi io vi rinvito a chi non ha votato di andare a votare, in modo tale che così raggiungiamo un punto di incontro. Si decide i prossimi gameplay quanta durata devono avere. Se no, belli miei, io rimarrò con la classica classico gameplay che dura massimo 10-15 minuti. E altra sveglia presa. Carote prese, 99, fatto. Spiacente, non ti posso aiutare ora. La strega Esel ha rubato il mio magico libro di cucina. Riportamelo e sarò felice di aiutarti. Non solo ti devo raccogliere gli orologi dorati, ma devo pure prenderti un libro di cucina. Che caspita di mago sei? Cioè, boh. Preso. Strepitoso. Mi hai riportato il mio magico libro di cucina. Ora vediamo che cosa posso fare per te. Ti posso insegnare un trucco magico se vuoi. Fantastico. Te ne prego. Fai attenzione, coniglio. Di olli olli hula hop su questo simbolo e potrai andare a un livello superiore. Ah, che bello. Mo' che abbiamo un nuovo potere magico, lo andremo a utilizzare nel livello La Grande Fuga. Perché là abbiamo lasciato. Anzi, no, non ci andiamo subito. Sapete perché? Perché dobbiamo sbloccare un altro potere magico, quello di saper suonare. Quindi, no, meglio lasciar stare. Aspetta un secondo. Ma non è che forse andava attivato da lì? Sì, qua c'è la leva, ecco dove. Sono una banana. Sì, muoviti, muoviti. Veloci, bisogna andare veloci. Oh, ecco qua. Ok, si prende la carota dorata. Fuori uno. E via. Dentro il castello che non ho voglia di rompermi le scatole. E mettiamo anche questo palla di cannone. Da piccolo ho sempre pensato che fossero delle boh, palle di cannone. Non so perché si trovano qui, ma vabbè.
Ed ecco fatto. È il primo cancello sbloccato. Ma bisogna sbloccare anche gli altri due. Oh no. No, 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 no. Allora, intanto vediamo se qua dietro c'è qualcosa. No, niente. Questa è una prova a tempo. Dobbiamo cercare di raggiungere il traguardo là per prendere l'orologio dorato. No, no, no. Perché Bugs Bunny certe volte... Cos'era? Questi cosi sparano palle di cannone. Sì, palle di cannone. Che cosa vado a dire io? Perché sono concentrato a giocare e a non ricevere palle di fuoco. Ah, oh, fatto. Adesso via prima che mi... Mamma mia! Questi qua proprio si divertono. Ma non qua. E io come sblocco qui? Ah, ma non potrei sbloccarli neanche se volessi. Anche questo andrà rifatto, raga. Perché anche qui necessito della musichetta per sfruttare quel... Aia! La strega l'abbiamo fatta fuori, andiamo avanti. Via, via. Mamma. Ma Storek, perché se teneva tutta sta roba? Perché? Perché? Io dico. Non mi ricordavo che c'era anche questo pezzo di livello. E dai così. Io spero che posso rompere tutte. Sì, posso romperle tutte le casse. Fuori dalle balle che ho bisogno delle carote dorate. Sì. Sì, comunque il Medioevo è uno dei miei livelli preferiti perché forse è quello più colorato. Intanto... Una bella bruciacchiata al sedere e via. Fantastico. E vai con la bruciatura al sedere. Voi direte perché lo faccio? Perché così mi sbrigo. Tanto io ne ho di carote. Quello che non ho all'infinito sono carote dorate. E quelle vanno... E qua. E qua. E qua come mi fanno perdere... Tempo. Oh. E ci voleva tanto. No, non te ne andare. Mamma mia. Stavo per bruciarmi. Che poi come fa ad arrivare la lava dentro un castello? Cioè come? Chi è sto re? Ma chi è? Vabbè, non mi devo fare domande. Così siamo in un mondo Looney Tunes. Chi si fa avanti? Che tanto siete dei reskin di quelli che stavano di sotto. Fuori uno. Fuori due. E fuori uno. Dai che con te non ci vuole molto. Su, su. E che pesti il tuo amico. Ah. Ti sei scatenato per bene. E ora vai andando. E abbiamo finito il livello, ma purtroppo non abbiamo completato. Ottimo.
Ma hai lasciato degli oggetti alle tue spalle? Lo so, Merlo, lo so. Sam conobbe Bunny. Lascia che salvi la tua posizione. Sì, salva, salva. E niente, ragazzi, il video finisce qua. Grazie, Merlo. Da Ciao Pixel 9 è e tutto, ci ci sentiamo, vediamo ad un Merlo. prossimo video.